Sento compassione per la folla. Forse basterebbero queste poche parole per sintetizzare che cosa Gesù Cristo è venuto a mostrarci dell'esperienza che Lui, insieme al Padre e allo Spirito, vive. Quella comunione intima, profonda, che abita la Santissima Trinità. Sento compassione per la folla. E compassione, patire con, ha due accezioni. La prima è una passione d'amore. Quando noi pensiamo alla passione, primariamente pensiamo al trasporto affettivo che possiamo nutrire verso qualcuno, una profonda passione per qualcuno, o forse una profonda passione per un hobby, per qualche cosa che rende viva la nostra vita. La passione è il motore della nostra vita. Chi non ha più passione per niente e nessuno, fondamentalmente è una persona morta. L'altra accezione è quella della passione di nostro Signore Gesù Cristo, che sopportò volentieri tanta passione per noi. E San Francesco ha fatto una sintesi di queste due accezioni di questa parola, quando in una sua preghiera, rivolgendosi a Dio, diceva: Signore, ti prego, per quanto è possibile, che io sperimenti nell'anima e nel corpo quell'amore di cui tu eri acceso per sostenere così volentieri la passione per noi. Parimenti, Signore, ti chiedo di poter provare per quanto è possibile nell'anima e nel corpo quel dolore che tu, Signore, hai sperimentato per redimere i tuoi figli. Questo muove il cuore, e se lo muove, se muove il cuore di Dio, noi che siamo Suoi figli, come non potremmo lasciarci coinvolgere, travolgere da questa passione per la folla? Noi abbiamo tante passioni che a volte diventano vizi. Abbiamo tante passioni a volte che diventano idoli. Altro è provare passione per la folla. E fare una scelta di campo. Maria, donna di parte, contempliamo questa sera, avendo come riferimento il Magnificat. Maria, lei che è prima discepola, prima ancora di essere madre, e discepola. E nel Magnificat Maria canta la meraviglia di Dio che ha fatto una scelta preferenziale per i poveri, ha fatto una scelta di campo, ha scelto di compromettersi per gli ultimi, per i deboli. E in questo Vangelo stasera ci viene raccontato chi Gesù Cristo frequentava quotidianamente. Non frequentava il palazzo di Erode, non frequentava gli altolocati, ma frequentava la folla, fatta di zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. E di questi sente compassione. Per loro compirà poi anche il miracolo della moltiplicazione dei pani, perché non poteva sopportare che questi andassero via digiuni. E allora forse quello che questa sera vogliamo imparare dal nostro Signore Gesù Cristo, dalla Vergine Maria, è di non cedere all'indifferenza, di non essere tiepidi, come recita il libro dell'Apocalisse, quando al capitolo terzo dice: magari tu fossi freddo o caldo, ma siccome sei tiepido,
cioè non sei né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Se c'è una cosa che Dio non sopporta è l'indifferenza. A Dio non fa problema il nostro peccato, quello fa problema a noi perché intacca l'immagine che ci siamo fatti e questo ci scoccia. A Dio l'unica cosa che non riesce a sopportare è l'indifferenza. E non mettersi in gioco, e non prendere parte, e non fare una scelta di campo. Maria, donna di parte, ma da chi avrà imparato Gesù, che nasce uomo, bambino, bisognoso di imparare la vita? Da chi avrà imparato Gesù, vero uomo e vero Dio, se non da Maria e Giuseppe, a fare una scelta preferenziale per i poveri, a scegliere cioè chi frequentare, per chi dare la vita? Ma chissà quante volte Maria avrà condiviso parte dei suoi pasti preparati per i suoi uomini di casa, Giuseppe e Gesù. Chissà quante volte li avrà condivisi con quanti bussavano alla sua porta. Allora vogliamo chiedere questa sera, per intercessione di Maria, di fare definitivamente una scelta anche noi, di smetterla di raccontarcela, di scegliere definitivamente da che parte vogliamo stare. E questo lo facciamo nella misura in cui questa scelta compromette la nostra vita, cioè costa, perché la passione o costa o non è tale, o ti strappa dalla carne qualcosa di tuo, la vedova che getta tutto quanto aveva per vivere rispetto a chi gettava parte del superfluo. Vogliamo chiedere il coraggio, l'audacia di poter scegliere, di farci poveri con i poveri, perché altrimenti rischiamo di cadere nell'assistenzialismo, cioè di pensarci migliori o più fortunati, per chissà quale grazia, e dare parte del nostro superfluo. Questo non ha a che fare con la passione di Cristo, ma lasciare che i poveri dettino la misura della nostra carità. E voglio concludere con una preghiera di Don Tonino Bello, una preghiera audace, forte, provocatoria, come era Don Tonino Bello, vescovo, capace di dare voce a quella tensione che ognuno di noi porta nel cuore tra l'amor proprio, l'orgoglio, la superbia, il salvaguardare la nostra vita, il nostro conto in banca, le nostre cose, oppure dare ascolto e adito a quel desiderio di condivisione che impariamo da Gesù Cristo. Santa Maria, donna di parte, tienici lontani dalla tentazione di servire a due padroni. Obbligaci a uscire allo scoperto. Non farci essere così incauti da voler sperimentare impossibili conciliazioni degli opposti. Preservaci dal sacrilegio di legittimare, per un malinteso senso dell'universalità cristiana, le violenze consumate a danno degli oppressi. Quando, per non dispiacere ai potenti o per paura di alienarci nei favori, pratichiamo sconti sul prezzo della verità, coprici il volto di rossore. Liberaci dall'indifferenza di fronte alle ingiustizie e a chi le compie, ma donaci la tolleranza, che è un'attitudine sperimentabile solo se si sta dalla parte dove ti sei messa tu, o Maria, perché in fondo anche noi siamo di parte, ma i recinti che ci racchiudono trasudano scomuniche, sanno di setta, sono privi di attese e non hanno profumi
di liberazioni imminenti. Santa Maria, donna di parte, noi ti preghiamo per la Chiesa di Dio, che a differenza di te fa ancora tanta fatica ad allinearsi coraggiosamente con i poveri. In teoria essa dichiara l'opzione preferenziale in loro favore, ma in pratica rimane spesso sedotta dalle manovre accaparratrici dei potenti. Nelle formulazioni dei suoi progetti pastorali decide di partire dagli ultimi, ma nei percorsi concreti dei suoi itinerari si mantiene prudenzialmente al coperto, andando a braccetto con i primi. Aiutala a uscire dalla sua pavida neutralità. Dalle la fierezza di riscoprirsi coscienza critica delle strutture di peccato che schiacciano gli indifesi e respingono a quote subumane i due terzi del mondo. Ispirale accenni di fiducia e mettile sulle labbra le cadenze eversive del Magnificat, di cui talvolta sembra che abbia smarrito gli accordi. Solo così potrà dare testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, e gli uomini si apriranno ancora una volta alla speranza di un mondo nuovo, come avvenne quel giorno di 2000 anni fa, sui monti di Giuda.